Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. In questa puntata parleremo del libro Abduction: Human Encounters with Aliens del professor John E. Mack. Ciao. Il professor John Mack nacque a New York il 4 ottobre 1929, morì a Londra il 27 settembre del 2004. È stato uno psichiatra e saggista statunitense, scrittore e professore della Harvard Medical School. Ebbe a ricevere il premio Pulitzer per le biografie ed è diventato una delle maggiori autorità sugli effetti spirituali o comportamentali di alcuni pazienti che sostenevano di aver avuto esperienze di rapimento alieno. Nel link che trovate in descrizione a questo video c'è la possibilità di raggiungere la mia bloggata, dove troverete espansa praticamente quanto vi starò a dire in questo breve filmato, oltre al link per scaricare liberamente in PDF in inglese il libro del professor John Mack, Abduction: Human Encounters with Aliens, in PDF in free download. Allora, che cosa c'è che non quadra nel libro del professor John Mack agli occhi di un paleofologo razionale? 1. Dov'è l'UFO o l'astronave aliena da cui provengono gli alieni? Nei vari casi proposti nel libro non ci sono mai altri testimoni esterni alla vicenda, oppure foto e o disegni e o tracciati radar di UFO. 2. Dove sono gli altri testimoni che confermano il rapimento alieno? Nei vari casi proposti nel libro non ci sono mai testimoni esterni alle vicende che in qualche modo confermino le narrazioni dei presunti addotti, a differenza del caso Zanfretta, dove ad esempio è possibile trovare oltre 150 testimoni dell'epoca, testimoni oculari, incluso il brigadiere che ebbe a fare l'inchiesta circa l'avvistamento dell'UFO, inclusa nel caso Zanfretta un'inchiesta della magistratura aperta contro ignoti, incluso nel caso Zanfretta un fax d'allerta dei carabinieri classificato come top secret, oltre all'interesse dell'AMI alla vicenda, nonché al caso Zanfretta. Poi con il tempo, ad un'analisi paleoufologica molto attenta, si possono riconoscere una colonna di scatole patacca che sono state aggiunte alla narrazione genuine delle prime parti dell'evento al fine di indurre gli sprovveduti lettori a rigettare tutto l'evento ufologico. Questo per ragioni di sicurezza nazionale. Tornando quindi al libro del professor John Mack, in buona sostanza nel testo non sono offerte al lettore delle prove e delle evidenze solide, ma solo delle libere narrazioni, delle fabule che sono molto simili a dei racconti di fantascienza. 3. Al momento non c'è evidenza paleoufologica dell'esistenza di un teletrasporto alieno. Anche nell'eclatante caso ufologico di Fatima, la presenza aliena non ebbe a manifestarsi con teletrasporti alla Star Trek, per intendersi, ma con oggetti che erano probabilmente dei droni ad elica intubata, oltre degli ologrammi. Ammettendo per assurdo che esista una tecnologia di teletrasporto alieno in stile Star Trek, usata solo per distanze brevi, c'è da chiedersi perché presunti addotti non sanno mai niente di interessante e ho qualche nozione fuori contesto storico. I presunti addotti non dispongono mai di un artefatto alieno semplice o modesto. I presunti addotti non dispongono di evidenze fisiche anomale che indicano in modo indiziario delle anomalie, come ad esempio auto con carrozzerie di interni roventi in una notte d'inverno piovosa, oppure essere stati ritrovati dopo poco tempo in luoghi distanti ed isolati che non avrebbero mai potuto raggiungere con mezzi propri.
Inoltre, i presunti addotti non dispongono di brandelli di conoscenza aliena, ossia nozioni scientifiche o fisiche o astronomiche, espresse in linguaggio matematico, che è l'unico alfabeto universale per rappresentare leggi naturali sintetizzate in teorie. Appunto, nozioni scientifiche o fisiche o astronomiche aliene non ancora note alla scienza umana. Non c'è traccia di tutto questo nel libro del professor Mack. Presunti addotti non dispongono della conoscenza di eventi naturali e sociopolitici non noti al genere umano, che solo successivamente, con il passare del tempo, dovrebbero essere veri e o ragionevolmente verificati, perché provenienti appunto da know-how scientifico alieno, e quindi, se valutati anche con una logica a fasi, dovrebbero risultare vere. Per analogia, si pensi alle informazioni fuori contesto storico, ricevute dagli Incas, oppure a quei pochi brandelli di conoscenza astronomica fuori contesto storico che disponevano gli antichi egizi. Nei pochi casi reali d'adduzione aliena, oltre alla presenza fisica dell'UFO, ci sono sempre altri testimoni di contorno. Inoltre c'è sempre un rapporto do ut des tra addotto ed alieni. Se da una parte c'è una qualche visita medica, probabilmente per scopi scientifici, a fini campionari per valutare il grado medio di salute del soggetto, dall'altra c'è sempre la comunicazione al soggetto di informazioni inusuali ed anomale e o fuori contesto storico. Ad esempio, gli antichi egizi, i cui antenati, i proto-egizi, ebbero ad avere un paleocontatto, oltre ad avere in Giza il fermatempo, gli antichi egizi ebbero in dono, incomodato d'uso, artefatti fuori contesto storico, costruiti probabilmente per mano dell'ibrido Senemut, come le lampade e ventilatori di Dendera. Inoltre, i proto-egizi nella Teogonia Eliopolitana danno prova di conoscere la legge di Mendel. Inoltre, i proto-egizi tramandarono la conoscenza dell'esistenza di acqua nello spazio nei pressi della cintura di Orione, vedi tomba di Senemut. I Maya conoscevano lo zero, un sistema numerico a base 20, mentre tutte le altre popolazioni nord e centroamericane erano praticamente analfabeti. Agli Incas fu data la profezia del collasso della loro società, ma la profezia non fu compresa. Ai bambini di Fatima fu rivelato il terzo segreto di Fatima, circa la sovrappopolazione e guerre nel XXI secolo. Qui occorre andare a valutare una interpretazione prospettica del terzo segreto di Fatima, osservato appunto in una visione storica di lungo periodo. A Zanfretta, nel caso ufologico, fu data l'informazione di un evento appunto ufologico accaduto in Spagna la stessa notte del rapimento. Allora gente, levatevi dal cervello che io in questa bloggata video vi stia a dire per filo e per segno tutto quanto ho scritto nella mia bloggata. Se volete sapere di più, cliccate nel link in fondo che trovate in descrizione a questo video e andate a rintracciare tutti i dettagli aggiuntivi riguardo alle ragioni del perché il libro del professor John Mack quadra molto poco il suo contenuto. Io qui vi posso dire in modo breve e sintetico che, tirando le somme sui 13 casi proposti nel testo del professor John Mack, in 3 casi, nell'anno indicato, esisteva traffico alieno statisticato per la Terra. In 7 casi nell'anno indicato non esisteva traffico alieno statisticato per la Terra. In 3 casi non sono indicati nel testo dati temporali per poter esprimere una valutazione cronologica. Nessuno dei casi proposti nel testo del professor John Mack ha fotografie, disegni, filmati o tracciati radar a supporto dell'evento. Inoltre non esistono altri testimoni che i presunti addotti non conoscessero già prima,
che possano confermare quanto narrato dai presunti testimoni. Nel testo ci sono solo libere narrazioni di soggetti che invocano una tecnologia di teletrasporto, di cui sostanzialmente non c'è traccia paleufologica e nemmeno ufologica nel plateale caso UFO dei rapimenti di massa del 1977 in Brasile, Operação Prato. Quindi, la mia valutazione razionale sul testo del professor John Mack è che il contenuto è composto da narrazioni dei soggetti che hanno un altissimo rischio alfa. Nessuno dei casi nel testo del professor John Mack è un evento reale e misurabile, e quindi tutti questi casi non sono omogenei a quanto è già stato statisticato nelle serie di traffico alieno per la Terra. Tuttavia, molte delle storie del libro contenute nel testo del professor John Mack sono narrazioni simili, perché nella loro fabula hanno sempre o quasi gli stessi elementi strutturali o permutati dei racconti di fantascienza delle pulp mags. Tale riguardo vi invito a andare a cliccare sul link che trovate in descrizione di questo file e di approfondire la mia bloggata, dove sarete catapultati aggiuntivamente su due articoli interessanti: Thrilling Wonder Stories, novembre del 1940, Gift from the Stars di E. Hamilton, e Amazing Stories, gennaio 1952, The Last Revolution di S. Marlowe, due scrittori di fantascienza che hanno definito un plot standard proprio sul fenomeno delle abduction, e prima di queste date, appunto prima del 1952 e prima del 1940, di adduzioni aliene non ce n'era traccia. Quindi questo elemento strutturale presente nelle fabule d'abduction, prive di prove esterne e fisiche, è identico a quello che si trova nei racconti di fantascienza delle pulp mags. Questa comunanza di fabula o di permutazione della fabula e dei suoi elementi vorrà significare qualche cosa oppure no?